Giovanni Contini di B-Strategy con noi qui, Pala Congressi di Rimini, tanta l'affluenza, siamo all'Hospitality Day 2024, ve lo stiamo raccontando MHR, le nostre local report, e siamo alla fine di questo convegno di B-Strategy e Skoll, che ha sempre, devo dire, un occhio di riguardo per i temi, cavalcando l'attualità, come l'intelligenza artificiale. Ne stiamo parlando da un anno, il focus era... abbiamo intervistato molti relatori, il focus era come stanno cambiando le prenotazioni alberghiere dopo le normative europee, dopo le nuove leggi europee. Quindi partiamo da qui, il tuo intervento. Grazie, ciao a tutti, grazie e benvenuti all'Hospitality Day. Allora, le nuove normative ci impongono delle regole molto stringenti rispetto a Stati Uniti e altre zone del mondo. Soprattutto in Italia avremo degli sviluppi nei prossimi mesi normativi e quelli li affronteremo con i nostri consulenti in tutta Europa, che ci daranno una mano a interpretare le nuove regole. L'importante per noi e per i nostri albergatori soprattutto è sapere interpretare il funzionamento dei nuovi software di intelligenza artificiale, che hanno bisogno sempre dell'intelligenza umana per essere sia utilizzati e programmati, perché di partenza già il software viene programmato da intelligenza umana. Noi cosa facciamo? Aiutiamo e formiamo nell'utilizzo dei nuovi strumenti che ci vengono messi a disposizione. Quindi la cosa molto importante non è solo la formazione, ma è l'accompagnamento costante dell'albergatore, del back office e del front office, il supporto nell'utilizzare il software corretto che verrà individuato insieme e soprattutto la programmazione quotidiana della struttura. Quindi un supporto, un aiuto, li accompagnate, no? Ma infatti devo dire che su questo anche Skoll, abbiamo detto anche col presidente Luigi Sciarra, ha sempre una visione moderna, club antico ma visione moderna per il futuro, e si occupa di fare anche un po' da trade union sempre con gli albergatori e il nuovo... Tranquillizziamo allora gli albergatori italiani, ma come sono questi albergatori italiani? Sono diffidenti? Stanno accettando l'intelligenza artificiale? La stanno accettando con una leggera diffidenza che... è anche comprensibile, e noi siamo qua apposta, e lo Skoll anche ci supporta in questo con la rete di tutti i soci nel mondo. Noi come DB abbiamo collaboratori in tutta Europa con un'esperienza di 30 anni alle spalle, e quindi mettiamo a frutto quotidianamente la nostra esperienza. Anche a DB Strategy, che è stato sempre un nostro fedele sponsor, e io dico, finisco le mie interviste sull'intelligenza artificiale sempre così: non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale, perché come hai detto giustamente tu, ci vuole l'intelligenza umana, dietro c'è sempre l'intelligenza umana, dobbiamo avere solo paura, non c'è rimedio, ahimè, per l'ignoranza naturale, su quello non ci possiamo fare niente. Quella ce la dobbiamo tenere, per il resto affidiamoci, perché come internet, il cellulare, i social hanno rivoluzionato le nostre esistenze, è un periodo di transito, e quindi insomma dobbiamo abbandonarci al nuovo. Grazie Giovanni, ci rivediamo al TTG, buon lavoro. Ciao a tutti, a presto.